In questo episodio il ruolo di Mirna è sostenuto da Marla Adams. Ti trova bene? Sono contento. Certo che sto bene, perché non dovrei? Beh, la morte di Frank Burgess e i suoi funerali ai quali ho partecipato mi hanno fatto capire che è stato molto pericoloso lasciarti prendere i soldi per ricomprare il nastro da Donato. Oh, questo non è vero. Sì, invece. Avresti potuto trovarti in mezzo alla sparatoria tra Burgess e Donato. Certo, non potevi andarci tu, Trey. Voglio dire, se qualcuno ti avesse visto là... No, è inutile, dovevo farlo io. Comunque, è tutto finito, no? È andato tutto bene. Io non direi proprio così. Perché? Probabilmente è andata bene per noi, ma non si può dire certo la stessa cosa per Frank Burgess. Sì, è vero, non sai quanto mi dispiaccia. Anche a me, visto che ne siamo responsabili tutti e due. No, questo non puoi dirlo. Sai benissimo che Frank non lavorava per noi da mesi ormai. Qualunque cosa stesse facendo... Ma Mirna, lo sai cosa stava facendo. Cercava di impadronirsi di quel nastro che gli avevamo chiesto. Sì, sì, è molto probabile. Probabile? È sicuro e tu lo sai bene. Questo nastro era diventato per lui come un incubo e quando è stato rubato si è sentito in dovere di riprenderlo. Mi dispiace, non accetto nessuna responsabilità. Chissà se la polizia sa che cosa stava cercando. Non credo che Donato abbia parlato alla polizia del nastro. Non avrebbe usato. Mi auguro di no. No, di certo. Facendo una deposizione sarebbe rimasto coinvolto in qualcosa di illegale. Furto di gioielli o peggio, ricatto. Sì, può darsi. Ma non sono convinto che ci basti riavere il nastro. Perché no? Poteva bastare se Frank fosse stato ancora vivo e avessimo bruciato il nastro. Ma le cose purtroppo sono andate diversamente. Trey, stai diventando un maestro nell'arte del dire e del non dire. Ti vuoi spiegare meglio? Un'indagine per omicidio può aprire tante porte. E anche tanti archivi, per essere precisi. Ma non è possibile collegare con Donato il nostro rapporto con Frank. Credi che abbia tenuto in archivio cose tanto compromettenti? Non lo so, Mirna. Non l'ho mai chiesto a Frank. Immagino che dovremo aspettare. Non ti ha visto nessuno all'Easy Rider, eccetto Donato, giusto? No. No, nessuno, ne sono più che sicura. Allora immagino che finito il colloquio con Donato, tu sia andata via prima che arrivasse Frank Burgess, giusto? È andato come previsto, niente complicazioni. Sei molto fortunata, lo sai, vero? Non so se mi esprimerei proprio in questo modo, ma non importa. Abbiamo il nastro. Sembra impossibile che un uomo sia morto per questo. Pensa che avrebbe potuto distruggerci se non l'avessimo riavuto in tempo. Credevo che tu l'avessi già bruciato. No. Non ci sono riuscita. Perché? Papà era qui in casa? Devi fare attenzione. Non so cosa farebbe se venisse a saperlo. Ma tanto, stasera non c'è. Sloan Denien ci ha invitato a una festa. E lui è andato da solo? Sì, l'ho praticamente infilato in macchina e spedito via in modo che io e te potessimo parlare liberamente. Mirna, invece di parlare dovremmo approfittarne per bruciarlo. No. Perché? Scusa, non capisco. Ho detto di no. Prima dobbiamo parlare. Ancora? Che altro c'è? Ne ho abbastanza. Dobbiamo ancora parlare della tua grande e cara amica Kelly Harper. Non ti arrendi mai, vero? Facciamo una cosa. Stasera, almeno per una sera, lascia stare la tua mania di intrometterti nella mia vita privata e bruciamo questo maledetto nastro, d'accordo? No, niente affatto, lo bruceremo, ma dopo. Oh, Trey, ma non hai pensato che potessimo essere fuori di noi quando nessuno riusciva a trovarti, caro? Mirna, non sono maturo solo per essere eletto, ma lo sono anche per la mia vita privata. Non devo renderne conto né a te né a nessun altro. Trey, come fai a essere così irriconoscente? Stavo per avere un attacco cardiaco quando non riuscivamo a trovarti. Potevi cercarmi nel Vermont, al Paradise Lodge. Paradise Lodge? Che squallore! È stato meraviglioso, quasi una luna di miele. Fortuna che non lo è stata.
Ero presa dal panico all'idea che fossi scappato per sposarla, perché se lo avessi se fatto... Se Kelly avesse accettato, l'avrei fatto. Ma purtroppo è stata solo una vacanza. Una meravigliosa, splendida vacanza. Il momento più felice della mia vita. Ora vado, Kelly mi aspetta. Il nastro è di nuovo qui, la questione è chiusa. Non credo che ci sia altro da dire. Invece sì, Trey, non abbiamo ancora finito. Mirna, quindi... ti ho detto basta! No! C'è qualcosa che devi sapere riguardo quella donna. Perciò non ti lascio andare prima che tu mi abbia ascoltato. Lo sai quanto sei importante per tuo padre, per me. Sì, certo che lo so. Vedi, mi rendo conto che tu non mi hai mai voluto bene quanto gli altri figli, perché non ero la tua vera madre. Ma per me non era difficile amarti. Fare dei piani per te, perché sei sempre stato il migliore, il più intelligente. A tal punto che qualsiasi cosa Sam ti chiedesse di fare, tu riuscivi a farla. Una volta... tu eri ancora piccolo, avevi 10 anni. Andavi a cavallo e mentre cercavi di saltare un ostacolo sei finito a terra. Io sono balzata in piedi e Sam mi ha fatto rimettere seduta. Ma tu sei saltato su col visetto insanguinato e ci hai riprovato. E sei ricaduto. A quel punto non ce l'ho fatta più e ho gridato a tuo padre, Sam, lasciami andare da lui, è solo un bambino. Ero terrorizzata. Vedevo soltanto te, piccolo e spaurito, con la faccia insanguinata. Ma Sam, lui mi ha preso per le spalle e mi ha scosso dicendo: siediti e sta zitta, Mirna. Non si va a confortare un futuro presidente degli Stati Uniti. Io non capivo. Voglio dire, come potevo sapere che te ne aveva già parlato?